Cucù. Buongiorno. Ciao, sto volando il traffico. Ciao a tutti amici e benvenuti o ben ritrovati all'interno di questo nuovo video. Oggi mi trovo in un parco nuovo dove non sono mai stato. Quindi lo esploreremo tutti assieme per la prima volta. Sto parlando ovviamente del Safari Ravenna, che si trova proprio di fianco a Mirabilandia. Siamo pronti a iniziare, ma come sempre prima vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere un bel mi piace se ancora non l'avete fatto, e se volete aiutarmi a far girare i miei contenuti, mi raccomando, condividete questo video. Adesso vi ho detto tutto, sigla e vai! Ok amici, è arrivato il momento, saliamo sulla nostra auto e andiamo a fare il safari, perché sono proprio curioso di vederlo. Dobbiamo andare infatti di là. Le strisce pedonali sarebbero più avanti, mi scusi? Doveva attraversare più in fondo, eh? Ragazzi, a differenza di altri safari, comunque, qua ci sono parecchi animali liberi che vi possono passare comunque davanti alla vostra auto. Quindi mi raccomando, guidate con prudenza. Come ad esempio, guardate, adesso vi giro la telecamera. Prima c'era il bisonte e vedete, sono qua perché uno è qua, l'altro è di là che cammina. Quindi mi raccomando, guidate con prudenza quando siete all'interno del safari. Ciao, ostacolando il traffico. Buongiorno. La prima sezione, amici, con gli erbivori è terminata. Adesso stiamo per entrare nell'area dove ci sono i leoni. Vediamo se riusciamo a vederli. Aprono, aprono! Siamo usciti, siamo di nuovo dagli erbivori. Ma adesso stiamo per entrare dove ci sono le tigri. Comunque, da una prima impressione, amici, posso dirvi che qua di spazio ne hanno davvero tanto. È davvero grande come safari. Non so se lo sentite dalla telecamera, ma vi assicuro che mentre siamo qua si sente il rumore del Katoon che va, perché Mirabilandia è proprio qua. No. Ma non sono collaborato, niente. E con gli ippopotami siamo arrivati alla fine del percorso, perché usciamo dal safari. E amici, noi siamo appena scesi dalla nostra auto, abbiamo appena finito di fare il safari. Che dire, davvero bello questo safari, mi è piaciuto tanto. Grande, gli animali hanno tantissimo spazio in cui muoversi, alcuni li vedi davvero da molto vicino, e per me per ora in Italia questo rimane il safari più bello che ho mai fatto. Quindi super consigliato, appena venite qua fatelo subito, poi dopo vi dedicate a tutta la zona pedonale. Bello, davvero un bel safari. E adesso appunto, come vi ho detto, continuiamo perché vediamo l'area a piedi. Guardate, questo è il plastico di tutto il safari che abbiamo fatto prima noi.
Bello. E adesso, dopo aver fatto la parte in auto, vediamo anche la parte pedonale del Safari Ravenna, perché c'è sia una parte in auto e anche una piccola zona comunque da visitare a piedi. Qui poi, come vedete, in questa zona qua, vedete, ci sono comunque alcune attrazioni per bambini. E la cosa bella comunque è che è coperto, vedete, quindi anche se piove qua loro si possono divertire comunque, perché queste vanno praticamente sempre. Ecco, siamo pronti, entriamo nella zona pedonale. Questa, guardate, questa è la mappa della zona pedonale. Vedete tutto il percorso che si fanno a piedi e tutti gli animali che si vedono. Ah, una cosa mi sono dimenticato: prima di entrare nella zona pedonale avete anche la possibilità, se volete, a soli 2 euro di comprare dei popcorn che poi potete dare da mangiare agli animali. Ecco qua, abbiamo una dimostrazione. Allora, come ti è sembrato il safari in auto che abbiamo fatto poco fa? A me è piaciuto tantissimo, molto bello, abbiamo visto praticamente tutti gli animali, anche i leoni e le tigri che di solito rimangono un po' nascosti, invece qua hanno praticamente una tipo torretta, chiamiamola così, e quindi si vedono molto bene, bello, bello. Davvero bello il safari in auto, sì, ci è piaciuto tanto. Oh, cucù! Non è da mangiare il pelo su, eh? Vedete che la zona pedonale praticamente costeggia il safari, eh? Perché noi prima eravamo lì. Oh, 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 oh! Io non è che cammino come un gambero qua, eh? Vabbè, vado io avanti, se mi scontro, mi scontro. Oh, la telecamera! Niente, oh, queste proprio se ne fregano, vanno proprio per la sua strada. Vabbè, dobbiamo fare un corso di guida per le capre. Il biglietto d'ingresso per entrare al Safari Ravenna costa 25 euro, dai 3 ai 10 anni si paga il biglietto ridotto e costa 21 euro, sotto i 3 anni si entra gratis e il biglietto comprende sia la parte faunistica che abbiamo fatto prima con la nostra auto e anche la zona pedonale dove siamo adesso. Importante questo, mai bussare! La cosa bella comunque è che quasi ogni postazione potete vederli sia dal basso e anche salire sulle scale e vederli poi dall'alto. Ce ne sono 3, 1, 2 e 3. Nel caso poi avete fame, anche all'interno della zona pedonale comunque c'è un piccolo punto ristoro, eh. Qui poi entrate in una zona dove ci sono, come vedete, poi tutte le teche, vedete, sia di qua che di qui, dove ci sono tutti gli animali imbalsamati. Ce ne sono tantissimi. Siamo all'interno del secondo polo didattico. E guardate qua, ci sono comunque altri animali imbalsamati. C'è addirittura un cigno. Il parco poi effettua aperture regolari durante tutta la stagione. Controllate però sempre il calendario prima di venire qua. Trovate il link in descrizione a questo video. Guardate, siamo capitati proprio a pennello, sono le 12:30 e alle 12:30 o alle 3:30 fanno comunque uno spettacolo qui nell'area pedonale del Safari Ravenna. Entriamo e andiamo a vedere com'è. Allora, uno si chiama Red e l'altro rosso si chiama Bimbo, sono i due maschietti alfa, diciamo, le cerro del gruppo. Apri. Fantastici, tutti e due. Perché lui è un bravissimo sportivo, lui è il numero uno. Veloce, tutta nel cestino, lei è velocissima, incredibile. Abbiamo un buon libro, legge un buon libro. Amici, siamo appena usciti dal piccolo spettacolo che fanno qui nell'area pedonale, comunque carino perché ti spiegano qualcosa in più sui pappagalli ara e ovviamente poi ti fanno vedere anche la loro intelligenza, quindi di cosa sono capaci questi fantastici animali, perché a me comunque piacciono le ara, sono bellissime.
Adesso si avvicina l'ora di mangiare, quindi andiamo a mangiare qua al Safari Ravenna e penso proprio che sceglieremo il punto ristoro che si trova fuori dalla zona pedonale. Adesso vi faccio vedere dov'è. Andiamo. Eccolo qua, amici, vedete, quindi proprio fuori, sia dalla zona pedonale che dal Safari in auto, qua trovate il ristoro del Delta, che è proprio dove noi andiamo a mangiare oggi, perché questo appunto è un ristorante a self-service, quindi qui potete trovare diverse cose, che alla fine poi è quello principale del parco, perché poi vengono tutti qua. Amici, abbiamo preso posto al self-service del Parco Safari Ravenna e abbiamo preso, guardate un po', gli strozzapreti al ragù, poi mi sono preso questa focaccia e ovviamente l'acqua. Tutto questo qua, il menù costa 11 euro. Bene, quindi è arrivato il momento, direi, di assaggiare questi strozzapreti. Sentiamo come sono, eh. Ragazzi, buonissimi, buoni, anche perché la pasta è al dente, quindi è veramente buona. E amici, pranzo finito, alla fine ci siamo anche spaparanzati delle patatine che mi hanno passato gentilmente, buone anche queste, però mi raccomando, perché sono speziate, sappiatelo, quindi devono piacervi anche un po' le cose speziate. A me comunque sono piaciute, buone. E amici, noi abbiamo appena finito di mangiare qui al Safari Ravenna nel loro self-service, quindi super consigliato, perché comunque abbiamo mangiato bene, anche perché c'è solo questo, perché sennò c'è anche il bar nella zona pedonale, come avete visto prima, però lì avete molta meno scelta perché ci sono solo panini, quindi venite qui perché qui avete diversi piatti tra cui scegliere, primi e secondi, e poi appunto si mangia davvero bene, soprattutto gli strozzapreti al ragù. Se poi volete, amici, sappiate che poi nella parte coperta c'è anche il loro shop, l'Isola Felice, dove poter portarvi a casa un ricordino. E poi c'è anche il Dolce Caffè, dove fanno il servizio bar e vendono dolci. E anche qua siamo appunto al Safari Ravenna e guardate un po' cosa compare. Ta-da! Proprio lui, Yabilandia! Perché infatti, guardate, sullo scontrino, vedete, ho avuto la conferma anche qua, vedete che c'è scritto Alfa 3000, che è praticamente la stessa società che gestisce attualmente Yabilandia. Quindi sono entrambi sotto la stessa società, ecco perché hanno i biglietti combinati. Comunque, amici, l'area pedonale è carina, è carina. Ovviamente la parte principale di questo parco è sicuramente il safari in auto, perché è veramente enorme. La zona pedonale è un po' più piccola, però comunque è bella, è fatta bene, devo dire che gli animali si vedono bene. E di là, verso di là, provengono sempre i soliti rumori. Il suono del Katun che si sente sempre. Nel caso poi volete, all'interno del parco potete fare anche il picnic. Ci sono diverse postazioni, potete scegliere se farlo fuori, quindi direttamente fuori dove c'è la parte coperta, oppure volendo potete farlo anche qua all'interno della zona pedonale nelle apposite aree. Sappiate che qua il parcheggio non è gratuito ma è a pagamento, quindi per parcheggiare la vostra macchina dovete pagare 5 euro. Peccato per la rete davanti, perché volevo farvi vedere veramente il pipistrello da così vicino. E amici, anche per oggi purtroppo siamo arrivati alla fine di questo video, il tour del Safari Ravenna termina qui, e che dire, questo comunque è un bel parco faunistico che si trova proprio di fianco a Mirabilandia, quindi se volete venire qui per passare una mezza giornata, o che sia pomeriggio o che sia mattina, o anche in alternativa tutta la giornata insieme agli animali, beh, questo posto comunque è super consigliato, anche perché il safari in auto mi ha sorpreso, è davvero davvero bello. Io vi ringrazio per essere stati in compagnia con Parkour, per essere arrivati fino alla fine di questo video, e prima di salutarci vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!